Ciao a tutti, Dreamlab Poon vi dà il benvenuto a un nuovo episodio della Rex Turicese versione Selvaterada. Siamo alla taverna oggi, non ancora al tempio o sulla via del tempio, perché prima di andarci volevo farvi vedere un paio di cosine. La prima è che Elisanna ha conosciuto questo Franco Herrera alla taverna. È uno dei venditori locali praticamente e le piace, devo dire che è rimasta affascinata da questo, non più tanto giovine perché è un adulto, però è rimasta affascinata da questo venditore e si è fermata un po' a parlare con lui di ciò che si può trovare a Selva Dorata. La cosa più importante però, sì, potremmo anche leggere queste cose che ci dice, lei nel frattempo si sta scatenando per prepararsi psicologicamente alla giungla e al tempio, perché lo scopo di oggi è quello di arrivare al tempio. La cosa più importante però, stavo dicendo, Elisanna, no anzi Annalisa, è stata lei a mettersi al tavolo di archeologia che c'è qua poco distante. Ups, sono andata un po' troppo, sto esagerando. Insomma, qua ha fatto un po' di ricerche sui reperti che aveva trovato e ha trovato, udite udite, statua di Cetlicitli, quello che è, però di qualità eccellente e rara, dal valore di 954 simoleon. Questo, anche se volevo partire con la puntata mentre loro erano nella giungla, comunque sulla strada per il tempio, questo volevo venderlo insieme a voi e questo può veramente salvarci la vita nel caso di avvelenamento eccetera eccetera. E quindi adesso hanno dei fondi di 1590 simoleon, che era esattamente il tipo di soldi con cui volevo partire prima di andare al tempio. Quindi detto questo, vabbè, loro hanno acquistato un sacco di roba nel frattempo. Ho giocato un giorno off camera con loro, un giorno sim, e hanno acquistato un po' di cose dalle bancarelle, cose molto utili. Hanno anche mangiato mica male, si sono riempite per bene. Hanno sempre un po' di sonno perché dormono purtroppo sulle panchine. Vediamo se c'è qualcos'altro prima di partire. Oh, i fiori di Guzmania sono d'obbligo, per cui acquistateli. Non so se prendere anche della scossa adrenaliquida, ne prenderò una perché una ce l'hanno già e poi partiremo per la giungla. O comunque ci rivediamo nella giungla per l'appunto. Però questo volevo farlo con voi, volevo partire con dei soldi e delle scorte importanti, diciamo. Da quanto ci stai mettendo, Annalisa? Ma venderle insieme a voi. Non so questi se prenderli perché costano 40 l'uno, non ha molto senso. Va bene, dai, allora ci vediamo a questo punto nella giungla, in un punto in cui le cose si fanno interessanti. Un'altra cosa interessante è che dopo aver ricevuto la benedizione degli dèi la volta scorsa, Annalisa riceve dei diritti d'autore, benedizione mistica, 67 simoleon, ha i diritti d'autore per una benedizione, fantastica questa benedizione, non l'avevo mai vista, veramente è stupenda. Vediamo che c'è di decente da, non so, da scavare, qualcosa di questo tipo. Sì, perfetto, scava e tu vai qui intanto. Lascio un attimo così il tutto perché faccio una piccola chiacchieratina per conto mio, ma proprio minuscola. Te, Annalisa, fai aromanzia, ma no. Vai qui, ti prego, ti scongiuro, e vai a scavare questo. Piccola chiacchieratina per conto mio. Avrete notato che la mia voce suona un po' diversa dal solito. Infatti ho preso un microfono nuovo, ormai l'altro mi stava abbandonando e gli ultimi giorni faceva veramente fatica a registrare decentemente la mia voce. Andava in saturazione per un qualsiasi motivo, dovevo continuare ad abbassare il volume del gioco e quindi in generale dell'audio, eppure la voce risultava comunque distorta un pochino. Quindi ho cambiato il microfono
Raggiunto il livello 4 di archeologia, Annalisa. Ora può cercare cumuli di terra nella giungla. Questo ci salverà sicuramente. Quindi, niente, ho cambiato il microfono, spero che si senta molto meglio. Sono ancora in fase, vi dico, di sistemazione dei suoni, per cui di calibrazione dell'audio tra mia voce e gioco. Spero che si senta bene. Credo di sì, la mia voce si sente chiara ed è anche molto più realistica. È molto più fedele questo microfono come registrazione e quindi poi riproduzione della voce. E spero che il volume del gioco invece non sia troppo alto, perché l'ho alzato di non poco grazie al microfono nuovo. Comunque sto ancora sistemando, devo fare un po' di video prima di capire se... serpente molto vicino. Prima di capire se il tutto va bene. Portate un po' di pazienza, che nei prossimi video il tutto sarà molto più calibrato. E niente, volevo dirvi questo. E ora lascio scavare, nel frattempo lascio che Elisanna... Ecco, reliquia di Balam, vabbè, quello che è, dovremmo già averne una. E continuerei la nostra... Ah no, non ce l'abbiamo, forse ce l'ha lei. Bala quello che è, sì. Vediamo il prezzo, 143 e quella sua 143. Vendiamoci questa. E va bene, cerchiamo di portarle verso il tempio. E mentre Annalisa usa la sua esca per pipistrelli contro i pipistrelli, Elisanna si sta aprendo un varco con il macete per andare verso il tempio. Dovrebbe essere questa l'entrata, se non ricordo male, dove c'è questo totem è l'entrata del tempio. Quindi adesso Annalisa la raggiunge. Te, per favore, vedi di non perdermi il macete che non ce n'è proprio bisogno. Oh, sta calando uno sciame d'api su di lei. E quindi lei valuta di usare il fiore di Guzmania Pollenis. Molto bene, meglio di niente. Continua ad aprirti un varco. Bacia qualcuno, ma anche no. Apriti un varco con il macete. Stare, non chiacchierare, non fare niente. Qui togliamo la rana, suona uno strumento. Oh, bene, suona uno strumento. No, club nemmeno. E il cane, non ti preoccupare del cane. Questo era interessante, volevo bloccarlo. Comunque, viticci carnivori con la coda dell'occhio. Elisanna nota un luccichio e, guardando meglio, vede qualcosa di sfavillante nascosto in un intrico di viticci. Avvicinandosi, Elisanna nota però che i vitici sembrano muoversi minacciosamente e che tra di essi si cela anche un vecchio stivale lacerato. È la prova che qualche altro avventuriero non è stato tanto fortunato? Elisanna deve tentare di recuperare l'oggetto sfavillante o lasciare stare quelle piante evidentemente ostili? Allora, lascia il tesoro, recupera, per cui un'abilità di giardinaggio più sviluppata garantisce risultati migliori, non è questo il caso, oppure distraili con le mosche, consuma l'esca per pipistrelli del plasma. Proviamo, dai, mi butto. Mi butto, rischio un pochino perché sennò sapete che scatole. E intuisce che l'esca per pipistrelli del plasma potrebbe costituire un ottimo diversivo per distrarre la pianta carnivora, così libera gli insetti. I viticci si ritraggono nel tentativo di mangiarli tutti e Elisanna può impossessarsi del tesoro. Perfetto! Vogliamo inviarla al tempio? Ovvio che sì, con Annalisa, ovvio che sì. Per cui questo glielo blocco. Ah, non so se ho fatto in tempo. Ci vediamo al tempio. Mi mancavi, Tempio Miscano. O Mischiano? O Miscano. Mi mancavi. Allora, come state a pipì, pupù, sonno? Allora, tu hai sonno? Fatti un pisolino. Tu hai fame? Ti mangi qualcosa prima di entrare nel tempio, anche se potresti, a dire il vero, mangiarlo nel tempio. Cosa be... Non ci credo! Scusate l'urlo. Bersaglio di oro e amazzonite! Simoleon! Ragazzi, non servirebbe nemmeno andare al tempio. Questo cos'è? Reliquia del tristo mietitore. Oh, hai fatto il colpaccio, Elisanna! Brava! Oh mio Dio! Abbiamo 10.000 simoleon!
Vabbè, mangiati una cipolla. Giusto così per. Anzi, mangiatene due. Elisanna! Brava la mia patata! Brava, sono fiera di te! Ricordo il giorno in cui è nata ed è diventata questa fantastica donna che trova rane da 8.000 simoleon e vai. Ok, scusate l'entusiasmo, un po' troppo in effetti. L'entrata del tempio non mi ricordo più dov'è. Ah, qua ci sono un bel po' di cose da scavare per Annalisa, tra l'altro. Ma l'entrata, davvero? Qual è? Ok, è un piano sopra. È un piano sopra, almeno? Sì. Parrebbe di sì. Senza trucco, senza inganno. No. Ah, giusto, perché questa è l'entrata. Va bene, allora vai qui. Intanto lasciamo che Annalisa dorma un pochino. Ah, qua cominciano i vari momenti inquietanti, tipo i libri di qualche esploratore morto nel tentativo di attraversare il tempio. Però noi saremo più bravi. Qua puoi rubare qualcosa? Tenta di arraffare. La lampada potresti rubare. Però no. Allora, intanto tenta di arraffare. Metti nell'inventario. Perché dovresti arraffare delle polvere d'ossa? Scusa. Questi non si può fare nulla. Questi nemmeno. Vabbè. I libri? Archeologia volume 1. Questi potrebbero essere interessanti. La caduta di Grant Rodiek. Ok, l'amore ai tempi della pastiera. Tenta di arraffare questo sull'archeologia, anche se in realtà no. No, 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 no. L'amore, vabbè, ok. Arraffato un oggetto senza attirare attenzioni indesiderate. Beh, non c'è nessuno qua. Esamina. Non c'è nessuno se non Alt, i guardiani del tempio. Forse non è una buona idea rubare qua, nel tempio, perché ci sono i guardiani. Vabbè, poco importa, ce ne preoccuperemo quando sarà il momento, se proprio. Sì, intanto scatto le foto. Non fateci caso. Ma dove stai guardando? È qua! È qua, Elisanna. Che faccia! Allora, hai scoperto qualcosa. Datti una mossa. Lei sta ancora dormendo, sì? Aveva un bel po' di sonno, in effetti. Ma poi potrebbe venire qua e scavare qualcosa. Su di sopra, giusto? No, non esattamente. Qua. Scava. Te? Che mi dici? Alcuni non servono. Alcuni meccanismi non servono. Ma non leggere. Mai hai mangiato delle cipolle? Non ti hanno sfamato minimamente. Vabbè, esamina. Esaminiamo anche questi. Dove vai col libro in mano adesso? Ah, giusto, lo si posa per terra. E vabbè, resterà lì per sempre a questo punto. Io non posso muoverlo con la mano. Tutta baldanzosa. Eh? Ti piace il tempio? Anche perché, cioè, per forza. Non è che puoi dire ok, adesso torno a casa, non facciamo più le Rags to Riches. Hai voluto venire qua? Adesso si fa. Si finisce tutto. Questo non si può tentare di arraffare, no, eh? Peccato. Sempre dandosi una mossa, ha raggiunto il livello 2 di archeologia. Oh, può studiare opere artistiche e reperti per estrapolarne informazioni storiche e sviluppare la propria abilità di archeologia. Questo adesso. Ah no, non si può arraffare. Questo? No. Non si può raffare nulla qua dentro, uffa. Uffa, uffa, uffa. Ci siamo, ragazza? Dai. Molino. Quindi? No, nessuno. Niente, dobbiamo buttarci a capofitto su questo. Purtroppo. Attiva. Allora, no, aspettate, aspettate. Allora, prima di tutto io salvo, perché ormai ho capito che è la tattica giusta prima di fare qualsiasi cosa in un tempio. Ragazzi, salvate. Attiva. Inserisci la mano nella fessura del glifo della punta di freccia. E che gli dei omiscani ce la mandino buona. Dove stai andando? Ma che.
Isolino, dopo puoi dormire quanto vuoi. Ti prego, Lisanna, torna qua. Lei nel frattempo sta scavando, sì, brava ragazza. 8.000 simoleon di rana. Ci sto pensando ancora adesso. È stato assurdo. Oh, hai illuso le difese del tempio. Anche perché se non era quello non poteva essere nient'altro. Cioè, voglio dire. Va bene, andiamo giù. C'è una. Quanta roba per Annalisa qua. Bene. Bene, bene. Ottimo. Esamina questo. Brutto ceffo. Poi esaminiamo anche l'altro. Ed esaminiamo anche l'altro. Così avranno un po' da fare in generale le ragazze. Poi tu, cara, quando hai finito qui, mangi qualcosa. Tipo le cipolle. Mangia, mangia. Che anche tu mi sa che ne avrai bisogno. Ha fame, deve lavarsi. Beh, per lavarsi c'è la piscina comunque, per cui non credo che sia un problema. E Annalisa ha trovato una roccia fossile, per cui mentre Elisanna va avanti nell'esplorazione del tempio, Annalisa può dedicarsi all'archeologia. Per cui io la farei andare subito qua, scava e scava. Non possediamo l'articolo. Ma allora cosa può farci? Ah, una roccia fossile. 5. Se io le estraggo, mi sa che ne estrae un fossile. Impronta tridattila fossilizzata. 95, ci cioè abbiamo guadagnato 90 simoleon praticamente, stavo per dire euro. Va bene, allora lasciamo che lei studi questo coso, che Annalisa scavi. Siamo all'ultimo brutto ceffo qua, perché i primi due non servivano ad aprire i meccanismi del tempio, almeno non tutti. E nel frattempo Annalisa ha raggiunto il livello 5 di archeologia. Molto brava Annalisa, molto 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 brava. Adesso possiamo anche scoprire il reperto che ha trovato, però no, non lo facciamo subito, può farlo anche in qualsiasi altro momento. Che c'è? Ah, è stanca, poverina. Posso anche capirla. Sarà ancora tanto lungo questo tempio? Ma chissà, qua non c'è niente in pratica, no. Ah sì, sì, potrebbe esserci qualcosa. Questa potrebbe essere un'altra entrata. Cioè si passa qua, poi si va qua e poi fine? Chissà. Dai, dimmi qualcosa. A parte Pokem. Pokémon? No, sono tutti. Cioè nessuno serve veramente ad aprire il tempio. Ah, qua c'è un'altra stanza ancora. Vabbè, e niente, buttiamoci, attiva. Questo mi fa troppo morire. In colpa per i pericoli del tempio. Proviamo con lui. No, prima salviamo. Scusate. Oh. Ok, adesso puoi andare ad incolpare per i pericoli del tempio. È tutta colpa tua, brutto ceffo. Oh, e non è quella giusta. Oh sì? No. No. Attivazione sbagliata? Wow, ma Sniff, perché? Perché Lisanna si sente così terribilmente sola, senza amici, detestata dai familiari, con il cane morto? Ma no, non è morta. Oh, ha fatto scattare un antico meccanismo di difesa del tempio. Da qualunque punto di vista è una storia triste. Vabbè, non piangiamoci sopra. Abbiamo ancora un brutto ceffo e questo coso qua, per cui inserisci nella fessura del glifo del sole? Proviamo. Comunque è molto triste in ogni caso la faccenda. No! Oh cavolo! Oh ca no! Questo non ci voleva, ragazzi. Per fortuna che ha delle polvere d'ossa. Un dardo avvelenato conficcato nel collo. Ah!
Accidenti! Vabbè, adesso, che vuoi che ti dica? Eh sì, vabbè, sta andando tutto storto. Hai 12 ore tipo prima di morire? No? Sì? Ecco, anche questo è sbagliato. Che è successo? Nel frattempo, vabbè, l'altra sta trovando. Ha raggiunto il livello 2 di forma fisica? Cosa? Avanti così, evitando il disastro per un pelo, Elisanna ha migliorato la propria forma fisica. Sì, ma grazie al pero! Per un pelo! E però questo non si è aperto. Dobbiamo per forza andare dall'ultimo brutto ceffo là. Oh, mangia cipolla. Mangiati queste cipolle, tesoro, mangiale. Allora, abbiamo 12 ore. Se non sviene prima, dovremo riuscire a farcela. Attiva. Complimentati per le incisioni. Un po' di complimenti, magari. Ma e se mandasse avanti lei? No, me ne basta una di avvelenata. Ma non ce ne va bene una. No, se l'è fatta sotto! Ma no! E vabbè, che vuoi che ti dica? Ce l'abbiamo l'acqua. Sì, per fortuna sì. Ah, ne sta già usando da sola. Attiva. Una barzelletta. Insulta la pietra sgretolata. Adesso mi avete rotto. Molto imbarazzata. Ups, ecco. No, è sbagliata anche questa. Ma porca miseria. Barzelletta, scuoti ossa allora a sto punto. Cioè. L'ultimo deve essere per forza quello giusto. Oh, alleluia! Dai, che adesso è una corsa contro il tempo. Oh, bacheca piena. Ups, non volevo avviare un video. Oh, qui ci. Allora, qui ci serve per forza anche Annalisa. Perché da sola non ce la può fare, per cui lascia stare un attimo. Questo no, non ci dice nulla. Allora, esamina. Esamina. Avanti a tutta birra, ragazze. Che qua, tra un po' lei mi schiatta avvelenata. Chi è che chiama? Siamo nel bel mezzo di un tempio. Eva. Per chi non la conoscesse, Eva è la madre di Annalisa. Proprio ora c'è una festa magnifica al locale notturno, ma te sei fuori di testa. Come fa a prendere il cellulare nel bel mezzo della giungla e nel tempio? Non lo so. Ho raggiunto il livello 3 dell'abilità di cultura selvadoregna. Lei dovrebbe essere già a livello 4 o qualcosa del genere, se non mi muore prima. No, non carriera. No, 3 anche lei. Vabbè. No, alcuni meccanismi non servono. Aspetta il turno? Che cosa stai facendo? Attiva. No. Deve essere ispirata. Tra un po' svengono queste. Niente, io li rimanderei al mercato. Continuerei l'esplorazione del tempio un'altra volta. Perché, sinceramente. No, alcuni meccanismi non servono. E qua dobbiamo essere, cos'è? Ispirata. Proviamo a mangiarci una bacca, se c'è. Proprio quella ispirata non c'è, giustamente. Ah, lei ce l'ha. No, queste sono le coraggine. Oh, estrine. Proviamo, non so che altro dirvi. Mangia bacche estrine. Lo so tesoro, lo so. Tra un po' torniamo indietro, te lo giuro. Giuro, giuro, giuro. Oh, adesso proviamo. Attiva. E se nemmeno questa è quella giusta, io veramente non so che cosa farci. Ragazze, abbiamo sfiga, siete sfigate. C'è poco da fa. Che
che infarto. C'è poco da fare, stavo dicendo. Ciao. Oh, finalmente abbiamo in uso le altre difese del tempio. Qua che cosa c'è di bello? Questi devo esaminare. Esamina. Ah, vabbè, lei si sta facendo un pisolino, va bene. Cos'è che hai scoperto nel frattempo? Allora, questo. Questo. Altra polvere d'ossa. Questo. Faremo un bel po' di soldi. Omero, stecchino. Omero è quello che ha scritto l'Iliade e l'Odissea. Veloce, tesoro mio, veloce. Che tra un po' mi svieni. Scheletro? Eh sì, c'è uno scheletro, tesoro. È normale. Cioè, non è normale, è normale qua. Polino. Sì. Ovviamente alcuni non servono, però tira l'arma del guerriero a sinistra. Sì, salve, buongiorno. Come va? Sempre buffoni questi scheletri, eh? Oh, un po' di fortuna una volta ogni tanto. Yay! Siamo arrivati alla fine. Sì, siamo arrivati alla fine. Apri lo scrigno dei tesori. Veloce! Prima di svenire. Poi potremo fare tutto quello che vuoi. Poi torniamo indietro, direi, e torniamo al tempio un'altra volta. Sempre se è aperto. Potrei fare una cavolata, sinceramente, mandandole indietro. Yay! 2000 simoleon, ok. Evviva. Poi, cos'altro hai scoperto, tesoro mio? Nient'altro? Chiacchiera. Non hai scoperto nient'altro, davvero? Oh, un'altra rana da 8000 simoleon, ovviamente. Bene. A te quanto manca prima di 8 ore? Vabbè, 8 ore, abbiamo tutto il tempo. Abbiamo tutto il tempo. Dov'era un cespuglio? Qua. Fai un pisolino. Te, mia cara. Oh, sì, vabbè, lasciati attaccare dai ragni. E poi direi che andiamo. Vabbè, tanto ce l'hai il coso per i ragni, no? Una bottiglia d'acqua ce l'hai? No, non ce l'hai. Ce l'ha lei, mi pare. Sì. Allora, una la do a te. Lo so, lo so, lo so. E ti mangi qualcosa? Mangia pomodoro. Mangiati anche una patata. Anzi, due. E poi, tesoro mio, andiamo a continuare a scavare perché ci sono altre cosucce interessanti. Magari non i cumuli di terra, non per forza. Però altre cose interessanti, sì, tipo questo scrigno dei tesori. Apri. Ed è concentrata nonostante la stanchezza. Per cui apri l'altro scrigno dei tesori, vediamo che cosa c'è. E magari mentre Elisanna si riposa, lei può scavare anche un po' intorno. Mi raccomando. Sì, c'è uno scheletro, va bene, l'abbiamo capito. Vai a scavarmi un po', scava. E a questo punto è solo una questione di tornare al villaggio. Vabbè, tutta roba da autenticare, ma non è un problema. È questione di tornare al villaggio, comunque al mercato. Autenticare un po' di reperti e scoprirli e far curare Elisanna. Per cui io direi che vado avanti un po' per conto mio in questo momento, così lei scava, arrivo giusto al limite delle 8 ore, 6, 6 ormai sono 6, 6 ore. Arrivata al limite, vado al villaggio e spero che qualcuno mi dia un antidoto per l'avvelenamento. Oppure l'acquisto, tanto i soldi adesso ce li abbiamo e oh, vi faccio notare che siamo quasi raggiunto il livello 6 di archeologia. Abbiamo quasi la cifra richiesta per poter cominciare a utilizzare
l'appartamento, perché vi ricordo che per utilizzare l'alloggio dobbiamo avere nei fondi dell'unità familiare, almeno questa è la regola che mi sono data io per questa versione speciale di Selva Dorada del Rags to Riches, dobbiamo avere almeno il valore dell'otto, che era circa 24.000 simoleon, 23.800 qualcosa. Per cui io mi sono detto che okay, arriviamo a 24.000 simoleon e poi potremmo cominciare a stare a casa. Ovviamente, se dovessimo avere meno fondi in un momento ben preciso, per un qualsiasi motivo, non potremo più utilizzarlo. Quindi l'ideale è quello di... La cosa ideale è quella di cercare di tenerli quei soldi, non di spenderli. Anche perché adesso, vabbè, sì, l'unica cosa in cui dovranno spendere i soldi ovviamente sono ciò che serve per sopravvivere nella giungla, più che altro. Per cui sì. Detto questo, io vi ringrazio, spero che l'episodio vi sia piaciuto, io mi sono divertita tantissimo, non mi ricordavo che il tempio fosse così difficile, comunque mi sono divertita tanto, spero che anche voi, per cui se è stato così, mettete mi piace, lasciatemi anche un commento che anche se con un po' di ritardo in questo periodo io rispondo sempre e iscrivetevi se siete nuovi perché sto facendo un sacco di cose con The Sims, un sacco di serie che potete trovare. Tutto quanto, tutte le playlist sono linkate nella descrizione del video, per cui andate nella descrizione e lì trovate tutto quanto. Nella descrizione potete anche trovare i link ai canali dei miei amici YouTubers, ai quali vi invito a iscrivervi perché sono veramente molto molto bravi, per cui andate a dare una controllata a tutti quanti. Detto questo, niente, io vi ringrazio di nuovo, ci vediamo alla prossima e vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti! Where is your crown, my sweet dream, as white as the snow?